Cari amici, siamo qui in un momento del tutto particolare nella storia d'Italia. Questo momento verrà ricordato come del famoso grido di dolore che Vittorio Emanuele II espresse poco prima di provocare una guerra contro l'Austria. Questo Vittorio Emanuele II aveva lo scilinguagnolo eccezionale, era tanto capace, immagini, fregava un cazzo di niente, andava solo a donne, infatti si dice che si ipotizza che ben poco avesse del padre o del presunto padre, ma d'altronde in quella dinastia lì non si sa mai bene chi sono i padri e chi sono i figli, no? Cari amici, ricordiamoci sempre l'ex presidente della Repubblica Napolitano. Andiamo avanti e proseguiamo. Allora, ci troviamo in un momento particolare che verrà comunque ricordato fra 5.000 anni, quando gli storici dovranno fare la storia di un particolare momento della storia italiana ed europea, cioè quando alcuni popoli si sono resi conto di essere stati fregati. E l'inizio è questo, perché qui voglio far vedere una cosa strana. Questi sono i toscani Garibaldi, absit in iuria verbis, e qui c'è scritto qualcosa, voi potete vedere, no? Il fumo danneggia gravemente te e chi ti sta intorno, è una frase bella, se non che il fumo causa il 90% dei casi di cancro ai polmoni, possiamo dire anche il 100%. Allora, questa è una giaculatoria che ha però già fatto il suo tempo, lo sanno tutti, chi vuole fumare compra lo stesso sigari e sigarette, nonché ovviamente tabacco da pipa, e amici tutti come prima. La differenza qual è? La differenza è che perché questi grandi magnati del tabacco, le grandi multinazionali del tabacco, che poi sono una sola, hanno pensato bene di scrivere queste cose? Perché si sono beccate 3 o 4 condanne molto forti e molto consistenti da parte di eredi di persone che erano morte di cancro provocato veramente e sistematicamente dal fumo. Allora, qual era la questione? Stiamo ben attenti a tutto. Dice, è peggio per te che hai fumato. No, me lo dovevi dire prima, perché io ho fumato credendo che tu mi vendessi un prodotto non nocivo. Questa è la vera ragione per cui le multinazionali del tabacco hanno perso delle cause molto costose e sono state costrette a mettere queste cose. Il fumo causa il 90%, se non di più, dei tumori ai polmoni. Perché ho voluto fare questa prefazione? Perché siamo nella stessa situazione. L'Europa non va bene perché chi la gestisce è una manica di delinquenti, di assassini, di truffatori, di usurai, di venditori di fumo, i quali fino ad oggi hanno millantato crediti inesistenti, hanno truffato tutti i popoli europei senza dire niente, perché hanno fatto i loro interessi. Allora, siamo all'inizio della rivoluzione, ve lo dico per l'ennesima volta. Chi non ci crede se la piglia in saccoccia. Siamo all'inizio della rivoluzione. Adesso diamo la parola all'avvocato Maurizio Cerchiara, il quale illustrerà non solo questa situazione, ma come i servi delle classi dirigenti, cioè dei finanzieri, che tranquilli pensavano che si potessero turlupinare i popoli europei tante quanto vogliono, no? Come fossero benedizioni papali, a questo punto questi sono stati presi dalla disperazione, perché non sanno più cosa fare, erano lautamente pagati da loro signori, no? Per turlupinare il popolo e i popoli, e pensando che i popoli fossero facilmente turlupinabili, invece non è vero. Arriva un momento che anche i popoli più coglioni si ribellano. La parola all'avvocato Cerchiara. Allora, buonasera a tutti, agli amici, agli ascoltatori, agli interessati. Ritorno su un argomento molto importante e dopo la Brexit, alcune persone importanti, l'ex presidente Napolitano, Prodi, Monti,
l'ex direttore di Repubblica Ezio Mauro, tutta la congrega, hanno scritto che non era giusto affidare il referendum, quindi alla voce del popolo, praticamente una cosa così importante. E Ezio Mauro scrive addirittura: e questo avviene che quando i politici si spogliano della loro responsabilità e delegano la scelta ai cittadini, saltando i parlamenti e i governi, per raggiungere una vox populi dove fatalmente si mescola la ragione e l'istinto, l'emozione e la frustrazione, l'individuale e il collettivo. Ecco, mai distorcimento della realtà è stato più eclatante. Più eclatante. Perché qui praticamente, qui uno se la deve prendere se si saltano i cittadini, non se si saltano i parlamenti e praticamente le istituzioni e i governi. Perché i governi, le istituzioni e i parlamenti sono creati in un ordinamento giuridico dai cittadini per poter consentire che si viva in un contesto giuridico di regole, e per cui, ma sempre a favore dei cittadini. Ecco. E quindi vorrei ricordare poi all'ex Presidente della Repubblica che, siccome fa leva su un articolo della Costituzione, e precisamente l'articolo 1, secondo l'articolo 1 della nostra carta, non dimentichiamolo, perché secondo l'ex Presidente della Repubblica c'è... Sappiamo chi è il personaggio. Io parlo solo di cose giuridiche, voi mi capisci. Lui dice che la democrazia indiretta, cioè quella che non si affida ai referendum, è la più solida, è quella che dà più garanzie. E che cosa dice giuridicamente? Non dimentichiamo che secondo l'articolo 1 della Costituzione il popolo esercita la sovranità che gli appartiene nelle forme e nei limiti della Costituzione. Allora io vorrei ricordare questo all'ex Presidente della Repubblica, che questo articolo sancisce che c'è una sovranità a favore del popolo, che la Costituzione prevede questa sovranità a favore del popolo, anche se ne determina i limiti, mentre la nostra Costituzione non prevede alcuna sovranità delle istituzioni, le quali sono al servizio del popolo che ha la sovranità. Quindi lui non può utilizzare un argomento capzioso, una parte capzioso giuridicamente, in cui c'è un principio che viene correttamente, come è stato fatto, limitato dal Costituente, perché non è che il cittadino può fare tutto quello che gli fa, la sovranità appartiene al popolo, ma entro queste regole. Lui non può utilizzare questo per dire che esiste una sovranità, non lo dice, ma è risaltato, lo fa, una sovranità che è più importante che quella delle istituzioni, è quella dei mezzi indiretti, è quella dei parlamenti, è quella dei governi. E quindi io l'invito che faccio all'ex Presidente della Repubblica a rivedere la Costituzione, perché lui o non l'ha voluta capire e ha voluto utilizzare artatamente ma scorrettamente dal punto di vista giuridico questa norma, oppure non l'ha capita. E se non l'ha capita, speriamo che questo concetto che io ho detto che possa essere capito da tutti. Quindi, allora, se molto sinteticamente, esistono due persone, tanto per usare quell'espressione che diceva quel vecchio poeta, scrittore inglese, uomini di due categorie: le persone che credono ancora nella democrazia e le persone che credono, come l'ex Presidente della Repubblica, come qui diciamo il giornale parla anche di Prodi, Monti sicuramente fa parte di questa categoria, come Ezio Mauro, e persone che non credono nella democrazia. E queste persone che non credono nella democrazia vorrebbero invece affidare a un'elite, ma c'è già, l'hanno affidata, vorrebbero continuare ad affidare a un'elite, non un paese, ma un superstato, la comunità europea, in cui milioni di cittadini devono accettare quello che dicono loro, perché il referendum è una cosa che non va, diciamo, praticamente delegata, non è giusta delegare al popolo le loro scelte. Oh, e poi parleremo anche di cose belle, tra l'altro sarà molto sintetico. Questo economista qui, Federico Mampini, io lo stimo molto. Quando... fallo vedere meglio, perché devi andare nella direttiva della... E poi praticamente lui sta pubblicando sulla Repubblica un'inchiesta sempre in questa materia che ha puntate. Quando sarà finita io ne vorrei un attimo parlare, perché lui dice delle cose molto giuste e io le vorrei ripetere.
anche perché è un personaggio molto importante, molto capace dal punto di vista tecnico, e quindi mi piace che abbia sposato certe tesi. Invece volevo concludere con questo, perché questo qui noi dobbiamo assolutamente rispondere con una lettera, perché questo articolo di Giampaolo Galli e Carlo Della Ringa, apparso mercoledì 22 giugno 2016 col titolo "Usare gli scenari con prudenza non è una colpa", quest'articolo che difende il presidente della Consob, secondo il quale, voi lo sapete la storia, è stato diciamo additato per il fatto che ha scritto una lettera che io non l'ho letta, devo essere sincero, però lui non ha smentito, ecco, che ha scritto una lettera con la quale avrebbe indicato alle banche di non far vedere i DPA informativi ai risparmiatori. Quindi il supremo rappresentante di un'istituzione di questo tipo, che dovrebbe essere l'istituzione di controllo, non della sigla. Poi, se può essere al limite concepibile che il padrone di una banca obblighi i propri dipendenti, e l'abbiamo visto con Banca Etruria, quello che hanno fatto fino al suicidio di tante povere persone, se uno, è anche logico e comprensibile, ma che quello che deve controllare inviti i dipendenti delle banche a non... I dirigenti, sì, a far sì che i dipendenti delle banche non facciano vedere le regole a cui sottintendono le banche e i contratti che presentano, è un crimine gravissimo, dovrebbe essere carcerato. I DPA informativi. Ma vi rendete conto? Ma che cosa dice questo articolo? E dobbiamo scrivere. Sì, certo. Il Sole 24 Ore è il miglior giornale italiano. Certo. Quindi questo che scrive qui non è detto che sia una colpa trattare con molta cautela i cosiddetti scenari probabilistici sugli andamenti dei mercati finanziari. Lui dice, siccome praticamente quelli dei mercati finanziari sono scenari probabilistici, io perché devo dare informazioni? Sarebbe come chiedermi, come quando è successo il terremoto dell'Aquila, che io amministratore dovessi prevedere che, perché c'è stato uno scienziato che aveva previsto ma aveva sbagliato il luogo. Ma questa è veramente un'argomentazione veramente colpevole, perché qui si vuole veramente difendere un qualche cosa. Non si tratta di, come dice lui, di individuare uno strumento che ragionevolmente ci indica se può succedere un boom di carattere finanziario. No, qui si trattava soltanto di rendere informato che i poveri cittadini che di finanza non sanno nulla e che hanno perso tutto o quasi tutto, che c'erano delle probabilità di rischio, che certi determinati titoli offrivano certe probabilità e certe altre ne offrivano completamente diverse, e invece non sono stati avvisati di nulla, perché, come ha scritto proprio il Sole 24 Ore, indicando proprio tutta una serie di norme che le banche dovrebbero seguire, questi principi non sono stati seguiti. E questo è grave, e la difesa da parte di questi due giornalisti di questo comportamento è gravissima, perché non si chiede di prevedere dal punto di vista scientifico gli scenari futuri finanziari, si chiede che il cittadino se lo obbliga a comprare certi titoli, perché spesso il prestito veniva erogato. Questo è un altro punto che... appunto, essenziale, ecco, direi. Ecco, il prestito viene erogato solo se tu compri questi titoli. Almeno conoscere le percentuali di rischio di questi titoli, perché questi sono dei piani informativi che è obbligatorio dare anche per rispondere a una normativa della Comunità Europea, che io conosco bene, sono delle direttive. Non è importante giungere fino a questo punto, ma arrivare invece a dire che questo articolo veramente distorce la verità, perché qui ci sono delle persone che hanno perso la vita, hanno perso tutti i loro beni, hanno perso i beni che l'intera famiglia, per cui l'intera famiglia si è sacrificata con il lavoro, e questi praticamente scrivono concetti di questo tipo. È veramente di un'immoralità senza confini. E questo noi volevamo denunciare. Certamente.
Allora, per concludere due cose. La prima è la conclusione di questa nostra breve intervista, che cioè l'attuale classe dirigente italiana è una casta che si percepisce come tale. Cioè tutta gente, se tu vai a vedere, ci sono proprio le famiglie, no? Le famiglie di questi appartenenti a queste caste politiche dei vari partiti, soprattutto a Roma i cattocomunisti, la fanno alla grande, si sentono eredi di chissà quale aristocrazia, loro si sentono intoccabili, il loro potere è assoluto perché il popolo è consenziente, il popolo subisce quello che dicono loro, ecco perché sono presi in contropiede quando a un certo punto incomincia a tremare la terra sotto i piedi. La prima cosa che fanno qual è? Quella di incaricare i loro servi giornalisti di tamponare le cose, solo che i loro servi giornalisti si sentono anche loro partecipi di questa casta e quindi tremano anche loro, e siccome sono persone che dormivano nel bambagio fino al giorno prima, il riferimento è chiaro, ad esempio, che voglio fare è a quello a Luigi XVI, che era tranquillo che le cose andassero bene, poi è scivolato su una buccia di banana e alla fine gli ha tagliato la testa, perché la parabola di Luigi XVI è chiaro, prima ha cercato di tergiversare, poi quando ha capito che le cose non andavano bene ha cercato di colpire, non ce l'ha fatta, è scappato, l'hanno beccato mentre scappava, ti immagini, l'unica soluzione era tagliargli la testa e gliel'hanno tagliata a lui, alla moglie e al figlio, perché il figlio è sparito, non si sa che fine ha fatto, è morto, non si sa niente. Quindi vedete che l'evoluzione storica, no? La nemesi c'è. C'è la nemesi e c'è anche un'altra cosa, l'eterogenesi dei fini, descritta mirabilmente da due grandi pensatori, di cui uno Augusto Nel Dolce e l'altro Julius Evola. A conclusione di questo nostro discorso, lo ripeto, la casta trema e quando incominciano a tremare, tremano anche perché il popolo ha incominciato a capire, il popolo si muove sempre e solo quando c'ha degli esempi, gli esempi ci sono stati, l'Inghilterra si è ribellata, domani toccherà alla Francia e al Belgio e all'Olanda. I cittadini di Torino e di Roma si sono ribellati, il Movimento 5 Stelle si è presentato con una ventata di novità e di moralità. Esattamente, tant'è vero che io vorrei concludere proprio con questo, anche poi noi abbiamo ampiamente denunciato quanto di falsità ci sia in questo, ma la parvenza è questa, la facciata è questa. La verità poi esce fuori subito, questa è la cronaca di Roma del Messaggero del giorno sabato 25, Raggi, emergenza bidelli e autisti. Non crediamo che la Raggi sia arrivata così tranquillamente al soglio capitolino. Raggi, emergenza bidelli e autisti, lo scoglio salari. Il sindaco alle prese con il contratto di multiservizi in scadenza, dai comunali prima minaccia di sciopero. La giunta spunta l'ipotesi Stefano vice sindaco e ancora caccia aperta agli assessori. Attac, ultimatum del comune, un dossier su guasti e debiti. Voi vedete che di fronte a tutte queste cose le faccende emergono e vengono in superficie sistematicamente, come diceva il grande Orazio, in temporibus alluvionis, omnia struntia navigant, quando ci sono dei sommovimenti, gli stronzi vengono a galla, dalla bici al quadriciclo i mezzi dei politici, insomma, il comandante Clemente Lasci alla mia avventura nei vigili è finita. Allora, io ho notato proprio questo, perché questa mattina, guardando i cassonetti dell'immondizia, che erano tutti pieni e nessuno li aveva ritirati, ho capito che è iniziato il braccio di ferro, non con la vecchia casta romana, ma con i servi, gli spazzini, gli scopini, i pulisicessi. Cioè, spiegati meglio, iniziata che cosa? E praticamente è quello che succede sempre nella storia. Quando c'è iniziata la guerra tra queste personalità, queste faccende che hanno un loro potere e che comunque in ogni caso, essendoci stata
un cambiamento di rotta, almeno apparente, o è cambiato il comandante del vascello, allora questi hanno incominciato a fare le pretese. Quali sono le loro richieste? Intanto fanno gli scioperi, intanto creano delle situazioni difficili comunque per la cittadinanza, e vediamo fino a che punto l'attuale sindaco è capace di manovrare queste situazioni. Oh, allora siamo solo all'inizio. Posso eh? Proseguire e dire come si può difendere il Movimento 5 Stelle e la Raggi? Facendo questa cosa molto semplice, l'ha detto anche un giornalista in televisione dopo le elezioni. Questo è l'incartamento praticamente dell'ATAC con tutti i conti? Lo porta in procura. Oh, sì. Questo, e questa sarà la prova che hanno intenzione di fare qualcosa. Questo è l'incartamento che riguarda praticamente la mancata manutenzione delle strade? Sì. Lo porta in procura. Questo è l'incartamento che riguarda praticamente Mafia Capitale, la gestione praticamente degli enti, delle locazioni illegittime. Sì. E la morte è comune. Poi dice la dottoressa Raggi: io sono entrata il 22 giugno. Io le cose che sono precedenti io non ne posso rispondere. Io, se tu anche fai sciopero, eccetera, eccetera, io posso, sulla base di quello che mi dirà la procura, perché ci sono delle conseguenze di carattere giuridico ed economico dopo quello che io ho portato in procura, io sulla base di quello ti potrò dare una risposta. Nel frattempo ti do una risposta immediata, perché tu non è che stai in sciopero e puoi aspettare l'intera vita. Esatto. Ma tieni conto che le cose, fin tanto che la procura non si pronuncerà definitive, io non le posso prendere, perché queste carte riguardano una gestione che io non ho avuto e sulla quale io non posso essere chiamata a rispondere. Perfetto, perfetto. Questo è un comportamento stimabile di un uomo o una donna, chiamiamola come vogliamo, in epoca di transgender, che una persona che vuole fare politica onestamente, soprattutto come millantano loro, dovrebbe fare. Se non lo fa, già dimostra che le cose non sono come quello che loro millantano. Ho visto che tu hai tirato fuori una copia del giornale dove però mi è piaciuto, sì vabbè, è molto bello, gli ultra dell'eurodittatura, è vero, è così, gli ultra dell'eurodittatura, eccoli qua. Non solo, ma vedo che con molta intelligenza hanno messo anche un'altra cosa qui, hanno messo le facce, queste belle facce, eccole qui, uno più bello dell'altro. Queste sono facce che dovrebbero essere messe, sai, in quei baracconi dove la gente ci va e tira capito le patate, eccoli qua, uno dietro l'altro, eccoli qui, vedete, spero che, eccoli, tutti in fila, appassionatamente. Mi è piaciuto molto questo titolo. Va bene, cari ragazzi, abbiamo finito, ci vedremo quanto prima, a presto. Buonasera a tutti, buonasera a tutti gli amici, agli interessati, agli esperti di diritto, con i quali mi confronto sempre con piacere. Con piacere. Ciao.